Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capacci. Allora, ciao ragazzi, ciao ragazze, ma soprattutto ciao avvoltoi. Avvoltoi, avete capito bene? Dopo le pecore abbiamo gli avvoltoi. Gli avvoltoi sono quegli squallidi, quegli orridi, quei ripugnanti, quegli schifosi, puh! Quegli schifosi personaggi che meriterebbero di andare in galera dopo aver gettato la chiave. Quindi, galera a vita dopo aver gettato la chiave. Se ci fosse un Dio buono e giusto, gli avvoltoi starebbero in galera a vita dopo aver gettato la chiave. Allora, in generale, chi sono gli avvoltoi? Gli avvoltoi sono quei personaggi che colgono la palla al balzo per dar conto a qualcuno. Chi è l'avvoltoio? L'avvoltoio è quello che non sopporta qualcuno, ce l'ha con qualcuno, magari per diatribe passate, per discussioni passate, allora strumentalizza ogni vicenda, strumentalizza ogni situazione per dar contro a quella persona. Non c'è nulla di più squallido e non c'è nulla di più ripugnante. Allora, andiamo per ordine. Avete presente il mio ultimo video prima di questo di 1 ora e mezza? Bene, avete presente qual è? Quel video l'ho messo privato, ma non l'ho messo privato perché ho avuto tanta paura di ricevere una denuncia, ho avuto tanta paura di finire dietro le sbarre, ho avuto tanta paura. Che è successo qua? Mi è partito un video all'improvviso delle 10 erbe. Vabbè, dicevo, ma l'ho messo privato perché ho avuto paura, ho avuto tanta paura che qualcuno mi arrestasse, ho avuto paura di una multa, ho avuto paura di una denuncia, ma quale paura? Io l'ho messo privato semplicemente perché il mio scopo era stato raggiunto. Perché ho fatto quel video? Lo spiego addirittura in quel video stesso. Io volevo descrivere quella vicenda e volevo rendere noto alle persone che potevano essere coinvolte con quella vicenda i fatti. Volevo rendere noti i fatti. Quel video è stato visto da 1.000 persone, da 2.000, da 2.500 persone. Bene, scopo raggiunto. Ora il video può tornare privato perché se qualcuno vedesse questo video fra un mese non capirebbe nulla, sarebbe completamente fuori contesto. Una persona, quella di cui parlo in quel video, ha utilizzato me, il mio canale, quindi YouTube, per conoscere 50 persone con le quali vivere delle relazioni, dei rapporti di diverso livello. Bene, io nello stesso canale che quella persona ha utilizzato per quegli scopi, io ho fatto sapere quello che lei aveva fatto. Le persone hanno saputo, quelle che conoscevo già o anche altre di cui non so nemmeno l'esistenza, scopo raggiunto, video privato. Ma figuriamoci se io metto il video privato perché ho paura di un'eventuale denuncia. Sai che rischio che ho? Mi arriva una denuncia, mi arriva un avviso, chissà cosa rischio, 6 anni di carcere. Ma veramente, ma siete dei poveretti, perché oltre a non avere dignità, non avete proprio dignità, oltre a non avere buon senso, ma non sapete nemmeno come funziona la legge, come funzionano le cose. Ma veramente voi pensate che io avrei rischiato qualcosa di serio per quel video lì? In cui non c'è un insulto, in cui non c'è nulla. Ci si attacca al cavillettino, oh, c'è la violazione della privacy. Sì, rischiavo veramente di finire 15 anni in carcere, più di Anna Maria Franzoni, più di uno stupratore seriale, vabbè. Non commento nemmeno perché chi ha cervello capisce, non posso ogni volta stare a spiegare l'ovvio. Chi ha cervello capisce, chi non ce l'ha, francamente, continui a crogiolarsi nel suo brodo. Ma tornando agli avvoltoi, veramente non c'è nulla di più disgustoso perché avete presente il video che ho fatto di 1 ora e mezza, no? In quel video io ho detto delle cose, ho parlato di una persona, dei suoi comportamenti. E qualcuno si è gettato contro di me: Enrico, vergognati, Enrico, che comportamento è? Quello non è rispetto, hai violato la privacy, poverina lei. Bene, che cosa vuol dire essere avvoltoi? Che questa vicenda da certe persone, non da tutte, io mi riferisco ad alcune, non dico che tutti quelli che mi hanno criticato sono avvoltoi, ma ci sono alcune persone, in particolare una, il suo nome inizia per M e finisce per Ario, che non ha analizzato quella vicenda, ha colto questa situazione per dar contro me. Cosa voglio dire? Che se fosse successa la stessa identica cosa, ma al contrario, ovvero una ragazza avesse fatto un video in cui si raccontavano dei fatti anche diversi, in cui il contenuto era, che ne so, Enrico mi ha detto bugie, Enrico mi ha tradito, ecco gli SMS che dimostrano questo, se fosse stata fatta la cosa al contrario, quel signor M
Non è che avrebbe detto quella persona, beh, è stato scorretto, ha violato la privacy. Avrebbe dato contro me dicendo, visto le prove dell'incoerenza del ricco, non è così, così sensibile, così buono, un uomo di cuore, ha preso per il culo una ragazza. Cioè, a parte invertite, le stesse persone, in particolare una, mi avrebbe dato contro. Questo è lo strumentalizzare, questo è lo schifo assoluto. Poi non commento nemmeno, non commento nemmeno quegli altri personaggi, alcuni, quei piccoli avvoltoini che seguono l'avvoltoio grande che ti dice articolo 45, arrivano loro, articolo 45, articolo 45 Enrico, adesso vai in galera, Enrico rischi tanto. Si fa, mi immaginavo già in cella, infreddolito, in regime di carcere, quello lì per i mafiosi, 41 bis, allora ho detto, ah, cazzo, meglio metterlo privato questo video perché altrimenti rischio troppo. Poi veramente, sempre la solita storia. Il cavillo che prevale sulla sostanza, quelli che fanno la battaglia dell'importanza della sostanza e non della forma, guardano il cavillo perché ci sarebbe la violazione perché è stato letto un SMS senza il consenso e il contenuto, la situazione, la storia non conta più. Ma d'altronde, da persone che pensano che io sia stupido perché utilizzo la parola depensante che non esiste, cosa ci si può aspettare da questi personaggi? Perché è simile il concetto, non capire che le parole servono per farsi capire. E qui non è importante che la parola depensante o no esista, l'importante è che sia chiaro il significato. Invece no, ci si sofferma sul dettaglio, non c'è nel vocabolario. Qui è uguale. La sostanza non esiste più, c'è il cavillo. E il non capire che certo esistono dei regolamenti, che sono delle convenzioni, delle leggi, che sono delle convenzioni che variano di stato in stato. Ma non è che la giustizia combatta sempre col giusto. Ci sono delle situazioni, ci sono delle realtà, ci sono delle vicende in cui il giusto è un qualcosa che va al di là della giustizia. Quindi figuriamoci se io mi fermo al cavillo perché rischierei forse la multina, allora mi fermo e non dico ciò che è giusto perché poi c'è chi si attacca alla leggina. Fate ridere, fate veramente. Veramente, 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 ridere per non dire pena. Quindi io vi saluto, sono contento oggi di aver parlato degli avvoltoi, che comunque penso siano un qualcosa di molto diffuso a chi non è capitato di imbattersi con gli avvoltoi, che sono veramente pesanti, perché sono lì che volano, volano, plop, 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 visto, 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 galera, punizione, visto incoerente. E lo stesso fatto. Se lo fa Giorgio o lo fai tu cambia, perché appunto se lo fa Giorgio, tu non ce l'hai con Giorgio, se lo fai te, quella vicenda viene utilizzata contro di te. Non c'è nulla veramente di più deprimente. Se poi si hanno 50 anni, ancora di più. Per quanto riguarda invece le persone che semplicemente mi hanno criticato senza ottiche di avvoltoio, non ho nulla da dire. Io posso rispettare chi non concorda con la mia scelta di quel video, o chi in generale non concorda con me, ma se semplicemente si hanno vedute diverse non è un problema. Quando invece si attacca una persona in maniera proprio violenta e dietro si capisce benissimo l'astio, lì è qualcosa ben di diverso. Qualcuno ha osato incredibilmente dire che io sarei un bullo, un ciberbullo, e quel video sarebbe ciberbullismo. Chi pensa che quel video è ciberbullismo meriterebbe di andare in galera, lui sì, a vita. Perché veramente l'assenza di intelligenza, l'assenza di buonsenso e l'assenza di dignità. Un saluto e alla prossima. Ciao.